Il benvenuto a tutti i presenti e presento rapidamente il nostro oratore, Gianluca Millesoli, paleografo. Ha lavorato per il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali dell'Università di Siena, Ateneo per il quale ancora presta la sua opera e collabora in particolare con un docente che avete conosciuto anche durante questi incontri, che è Leonardo Maggionami. È stato docente di paleografia e diplomatica presso la scuola archivistica eh, paleografica e diplomatica di Palermo. Ha svolto ricerche presso l'archivio storico diocesano di Catania e presso altri archivi ecclesiastici, tanto in Sicilia quanto in Toscana. E oggi ci ricorderà la necessità agli albori del cristianesimo, se così ho capito, se ho capito bene, dell'allestimento di libri liturgici anche per contrastare l'eterodossia e ci illustrerà poi la transizione dal sacramentario al messale in particolare in area toscana. Allora io ringrazio il nostro ospite e gli lascio la parola. Prego Gianluca. Allora, grazie mille, spero che questa chiacchierata insieme sia anche occasione per approfondire magari argomenti che eh, solitamente non vengono eh, considerati nello studio generale della paleografia, della codicologia, della storia, della cultura scritta in generale. E... Dico subito che eh, gran parte del discorso che eh, ascolterete è frutto del lavoro di, di ricerca del dottorato appunto da me eh, fatto all'Università di Siena con ah, la collaborazione ovviamente di altri Atenei italiani e eh, europei. E, e quindi mi, diciamo, vi mostrerò alcune linee di ricerca che poi hanno trovato pubblicazione proprio recentemente eh, a corredo di un, come corredo di un catalogo di frammenti di manoscritti liturgici che è stato pubblicato per il CISAM nel 2020, il volume terzo dei frammenti, eh, dei frammenti di manoscritti conservati ad Arezzo. Vi darò poi alla fine anche il riferimento bibliografico eh, preciso per chi di voi volesse andare ad approfondire la questione. Eh, parliamo quindi di sacramentari e messali, due tipologie eh, legate alla liturgia cattolica, alla liturgia cristiana eh, d'Occidente, di tradizione latina. Eh, L'origine delle diverse tipologie testuali che, che caratterizzano questa sorta di biblioteca entro cui confluiscono i diversi manoscritti liturgici medievali. Um, affonda le sue radici in una tradizione orale che, come diceva appunto la professoressa Rossi, fin dall'alba dall del Cristianesimo, eh, troverà in qualche modo una elaborazione testuale scritta, anche per evitare appunto la diffusione di elementi eterodossi, di, eh, di eresie, e controllare quella che era diciamo, L'essenza stessa di, della religione cristiana, cioè il culto dovuto a Dio, dovuto a Cristo e ai Santi. Vediamo se riesco a controllare. Il contributo del cristianesimo alla diffusione, diciamo, di nuove, dalla trasformazione, alla diffusione di nuove tipologie librarie. Eh, è in materia di indagine da almeno tre secoli, tuttavia in mancanza di fonti dirette, la mancanza di fondi dirette non permette la ricostruzione precisa della genesi dei primi libri liturgici. Eh, L'ipotesi diciamo, che è accettata da tutti gli studiosi è che inizialmente le prime comunità cristiane utilizzassero dei... Belli, dei quadernetti, eh, diciamo, dove eh, più che altro mh, poter raccogliere eh, passi biblici o preghiere composte da, dai, primi padri, dai primi padri della Chiesa, dai vescovi principali, dai patriarchi, eh, quindi come brevi collezioni eh, di testi omogenei, formati da poche pagine, eh, mh, soltanto in una fase successiva che ha inizio invece la, eh, la storia testuale del primo libro liturgico in senso stretto, che è il sacramentario, cioè il libro d'altare ad uso esclusivo del presidente della celebrazione eucaristica, e il libro che raccoglie eh, soltanto le orazioni appunto del, di colui che presiede la messa, che chiameremo come ad uso antico, colletta, quella iniziale che serviva a per l'appunto a raccogliere le intenzioni dell'assemblea, dell la secreta che si pronunciava sopra l'offerta del pane e del vino, e la post comunio che era l'orazione finale prima di congelare l'assemblea. Ecco. un libro quindi doveva mantenere questa fisionomia, cioè eh, trasmettere essenzialmente le tre orazioni principali che il presidente, appunto, pronunciava durante la messa. Si trattava, per il sacramentario e per altre, altre prime forme di codificazione libraria di questi testi, di, di libri che noi denominiamo puri, nel senso che contenevano ciascuna una sola tipologia testuale della celebrazione e quindi erano ehm, destinati a un solo ministro preposto ad un solo ruolo. La liturgia infatti man mano si andava strutturando in riti fissi, canonizzati, con l'intervento di più attori, i cui interventi erano organizzati nei testi e nelle norme in libri a loro propri. Qualche anno fa... Ecco, magari... Scusate, ma sto avendo difficoltà nella gestione del monitor. Voi vedete bene, vero? Noi vediamo benissimo. Allora, è un sacramentario toscano, ecco, cercherò di fare esempi solo toscani perché sono un po' raccolti da, dai, da, dal censimento che ho effettuato appunto per lo studio del dottorato. E, quindi vedrete citazioni manoscritti, eh, di manoscritti, diciamo la cui origine eh, certamente ricollegabile al territorio toscano. Vedete in questo caso un sacramentario oggi conservato alla Biblioteca Città di Arezzo, il 409, un libro puro. Un sacramentario che ha come parte centrale, sempre quella che viene definita il canon misse cioè la preghiera. La preghiera eucaristica, eh, che ha come inizio le parole te, igitur, spessissimo per chi di voi si occupa di ornamentazione, sono proprio quelle eh, poche lettere che sicuramente saranno, troverete ornate, troverete miniate in questa tipologia di, di codice. La, vi faccio vedere da subito un sacramentario proprio per distinguere anche quando dovesse in futuro capitarvi di dover studiare un manoscritto di questo tipo, poter distinguere esattamente attraverso le rubriche queste indicazioni, poter, poter distinguere appunto la tipologia. Ora si diceva che il sacramentario raccoglie solo le tre orazioni principali, vedete, le troviamo indicate con Orazio, Secreta ad communio. Sono tre modi di eh, definire le tre, le tre orazioni, quella colletta iniziale e la secreta, quella sulle offerte, e ad communio, ad, ad complendum, quella, quella finale. Quindi, se ci fate caso, si susseguono sempre le stesse rubriche o alia quando eh, l'autore ovviamente dà l'opportunità di, di scegliere fra più opzioni. Quindi la ripetizione di queste rubriche vi dà immediatamente l'idea che si tratta di un sacramentario. Stavo dicendo quindi che il sacramentario è un libro puro in quanto appunto destinato a un solo ministro, a un solo tipo di testo. Abbiamo altri libri puri che cominciano a sviluppare... A essere prodotti appunto già nei primi secoli si tratta del lezionario, che contiene le pericopi tratte dall'Antico e, e dal Nuovo Testamento, ad esclusione dei brani evangelici, quindi tutti gli altri brani che venivano utilizzati nel rito della Messa, ad esclusione dei brani eh, delle pericopi evangeliche chiamato oh, il lezionario anche epistolario se raccoglie solo eh, i brani tratti da le, le, dalle lettere eh, neotestamentarie. Anche in questo caso, ovviamente, nell'epistolario, per chi di voi si occupa di ornamentazione, saprà già che la lettera ornata più diffusa è la F, perché quasi tutte le, le pericopi iniziano per fratres, e quindi troviamo F in quantità industriali. Altro libro puro è l'Evangelistario e l'Evangeliario sembrano sinonimi, ma in realtà i due libri differen si differenziano per il fatto che nell'Evangelistario troviamo le lezioni suddivise in base all'anno liturgico, quindi alle singole giornate dell'anno liturgico. Invece nell'Evangeliario noi troviamo la sequenza. La sequenza testuale dei quattro Vangeli canonici e a margine del testo le indicazioni delle parti che eh, andavano lette durante i singoli giorni dell'anno liturgico. Quindi, nel caso dell'Evangelistario, le lezioni già sono suddivise in porzioni testuali da leggere in base al calendario. E invece nell'Evangeliale troviamo il testo per intero e a margine le indicazioni cronologiche, le indicazioni del momento in cui, eh, eh, del giorno in cui appunto vanno, vanno utilizzate. Il graduale, altro libro puro, contiene i canti iniziali, il canto iniziale, il canto offertoriale, il canto di comunione della, della messa, così come il tiriale, il tropario, il sequenziale, sono altri tre libri musicali che servivano uh, appunto a, um, a raccogliere i testi da cantare nelle altre parti della, della celebrazione. Infine il benedizionale che raccoglieva alcuni riti straordinari come la benedizione, qui vedete ad esempio in questo benedizionale che è in forma di rotolo, vedete la, il rito di benedizione del fonte battesimale, la notte di Pasqua l'introduzione del cero pasquale nel, nel fondo la, il passaggio dello spirito da parte del vescovo che soffia sull'acqua per effondere lo spirito sull'acqua stessa. Il benedizionale raccoglieva le benedizioni anche finali che eh, a differenza del rito, rito post-conciliare era eh, destinata soltanto ad alcuni periodi dell'anno, la Quaresima e la Pasqua in particolare. E poi altri testi extravaganti come il testo dell'Exultet in rotolo o in, uh, nella, nel formato di libro. Ma quello che eh, ecco, mi piaceva farvi vedere era questa uh, miniatura tratto da un sacramentario, dal sacramentario di Marmotier all'usage d'automne, oggi conservata ad alla Biblioteca Municipale, manoscritto 19 bis, che ehm, in maniera straordinaria ecco, ci dà un'immagine di quella che era ehm, non solo la gerarchia ecclesiastica da un punto di vista di, di distribuzione di ministeri e quindi di ordine stesso dei, dei vari ministri, ma se, se ci fate caso, alcuni di questi ministri hanno dei libri. Eh, sorreggono dei libri. Perché come vi dicevo, in effetti la liturgia, eh, la liturgia antica, soprattutto per i primi, almeno fino all'11 secolo, prevedeva un libro specifico, quelli che abbiamo chiamato libri puri, per ogni singola azione liturgica e per ogni attore della liturgia. Per cui ad esempio abbiamo al centro in alto sul trono il vescovo, il cui libro proprio era il pontificale. E che utilizzava ovviamente anche il sacramentario per la messa, quando a presiedere la messa era egli stesso, e il rituale in cui appunto eh, ritroviamo i, i vari riti eh, diversi da quello della messa eh, presi presieduti dal vescovo. Ma ehm, alla sua sinistra abbiamo un diacono, lo riconosciamo dalle vesti, il diacono era il ministro. Durante la celebrazione della Messa a proclamare il brano evangelico, per cui evan il libro che ha in mano il diacono è quasi sempre eh, l'evangeliario o l'evangelistario. Inoltre, il diacono utilizzava anche il rituale perché alcuni riti potevano essere presieduti dal, dal diacono stesso. Il presbitero, alla destra del Vescovo, non ha in mano nessun libro, però, in un certo senso guarda, guarda il Vescovo volge lo sguardo al vescovo perché il presbitero vive un po' dell'emanazione del potere episcopale, quindi condivide con lui la presidenza della messa, la presidenza degli altri sacramenti, quindi diciamo che tranne il pontificale dove eh, venivano oh, mh, trasmessi i, i, i riti esclusivi del vescovo, sacramentario e rituale erano i libri anche condivisi dai presbiteri. In basso poi troviamo il lettore. Con un lezionario, appunto, era il ministro pre, preposto alla lettura delle, de, della prima, della, della, delle letture diciamo, veterotestamentarie o delle Epistole, ehm, insieme al suo diacono. Infatti, anche in questo caso il lettore guarda il suo diacono perché condividono, condividono la lettura ehm, di, questi, di questi brani. E infine l'esorcista che ha un rituale, perché l'esorcista era il ministro eh, che in realtà no, non si occupava di esorcismo, ma di altri riti che oggi vengono chiamati sacramentali, che forse molti di voi, soprattutto eh, per chi com comunque ama le tradizioni, che i sacramentali sono tutti quei riti che durante l'anno si fanno di benedizioni. So, per Sant'Antonio, per San Francesco si benedicono gli animali, si benedice il pane, il sale, l'acqua, ecco. questi erano riti che potevano essere presieduti da questo ministro chiamato appunto esorcista. Non troviamo ovviamente i libri del canto, perché erano condivisi, quelli da canto erano condivisi da tutti i ministri e anche dalla scuola Cantorum, che diciamo fra gli attori della liturgia aveva un posto eh, di primaria importanza, perché eh, eh, come, diciamo, come una, una vera e propria sacra rappresentazione i riti eh, venivano, non venivano condivisi da un'assemblea, ma erano gestiti da, dai ministri e dalla scuola cantorum che interagiva con i ministri attraverso il canto. Ora, alle soglie del secolo XI si assiste a un fenomeno di fusione dei vari libri necessari per la celebrazione della Messa. I testi del sacramentario, del lezionario, dell'epistolario, dell'evangelistario, del verbale, del triale, tutti quelli che abbiamo visto, confluiranno in un libro onnicomprensivo, contenente tutti gli elementi per, le, per la celebrazione dell'Eucaristia stessa. Il cosiddetto messale plenario. La rapidità della diffusione del nuovo libro da Messa comporterà la graduale estinzione dei sacramentari. Probabilmente perché, eh, per una questione, diciamo, um, di praticità, eh, legato al fatto che cominciano a diffondersi le cosiddette celebrazioni private. Cioè celebrazioni condotte da un solo ministro, nel quale appunto il celebrante assumeva in sé tutti i compiti assegnati, come abbiamo visto, a diversi ministri. Questa nuova idea di celebrazione è il risultato ovviamente di un mutamento ecclesiologico che vedrà un radicale passaggio dalla collegialità all'individualità. secondo un impianto teocratico e romanocentrico che la Chiesa di Roma andrà costruendo e che si concretizzerà nella riforma gregoriana. Conseguenzialmente la presenza di un solo ministro avrebbe richiesto la necessità pratica di utilizzare un unico libro, e così dunque che aspetti ideologici ed esigenze pratiche entreranno in gioco nella produzione del nuovo libro da messa. Se ogni libro infatti è frutto dell'ambiente culturale che lo produce... E parimenti è il frutto dell'ambiente culturale dei possibili fruitori, ciò è valido in particolar modo per i sacramentari e i messali, non solo libri d'uso, ma anche vettori dello stesso mistero che vogliono celebrare, ed è anche testimone delle idee, del potere e del prestigio di chi li ha prodotti e di chi li ha commissionati, attraverso una consapevole scelta di mezzi espressivi più o meno espliciti. Il manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, eh, Vaticano Latino 4770, ora forse la foto è ovviamente scaricata dalla dal repertorio dei manoscritti digitalizzati della, del sito. Quindi potete andarlo a vedere in risoluzione migliore direttamente sul sito, però anche a vedere solo queste lettere iniziali eh, rubricate o leggermente ornate, ecco, possiamo noi individuare alcune rubriche appunto che ci richiamano al sacramentario, vedete, segreta ad complendum, le due orazioni, comunio, però vedete c'è musica, quindi, scusate, ecco, c'è la musica prima dello, della preghiera d'offertorio, quindi uno dei canti di cui parlavo del graduale è inserito a questo punto all'interno dello stesso libro. Poi ci ritroviamo la musica anche in questo spazio, ma ci ritroviamo la musica per il, il canto di comunione, prima dell'orazione di comunione. Ci ritroviamo il prefazio, che è una preghiera che veniva, eh, diciamo, uh, eh, veniva uh, letta da, uh, da, da altri libri, dal Chiriale, troviamo il Chiria, il Gloria, e qui, se non erro, credo di vedere Lezio, lezio ad Romanus, quindi anche un brano... Un'epistola eh, ecco, in due, diciamo, in due fogli di manoscritto vi accorgete come tutti quegli elementi conservati e appunto trasmessi da diversi libri col messale plenario confluiscono in un unico, in un unico testo. Se volete interrompermi, ovviamente chiedere qualcosa, potete farlo in qualsiasi momento. Ma riserviamo le domande alla fine, magari, perché è davvero. Sei chiarissimo ed è utilissimo tutto quello che stai raccontando. Allora, spendiamo due parole sulla tipologia testuale del sacramentario e del messale, perché, <coughs> ecco, come vi accorgerete tra poco, uh, quella del, del sacramentario è una tradizione variegata, antichissima, abbiamo già detto, e che ha, ha avuto delle... Mh, delle vicende intrecciate strettamente a, alle vicende storico-politiche che noi siamo abituati a studiare, a conoscere dai libri, dai manuali di storia. Ecco, l'archeologia cristiana, l'iconografia paleocristiana, ci può in qualche modo aiutare a capire cosa facessero i primi cristiani nelle loro assemblee. Si Solevano riunirsi il sabato sera per pregare gli stessi atti degli apostoli, quindi siamo ancora in una fase apostolica, ci dicono che eh, gli apostoli si riunivano al calar della sera del sabato, del sabato per eh, spezzare, condividere il pane, condividere la mensa e ovviamente leggere la Bibbia, quindi... L'unico libro liturgico stricto senso per i primi secoli è stato certamente quello della Bibbia, affidando la conduzione delle adunanze alla creatività dei, dei, dei vescovi, dei presbiteri, dei diaconi, delle varie, delle varie assemblee. Dal IV secolo si precisano i contorni dei diversi riti liturgici, sia orientali che occidentali con la conseguente creazione di testi che ogni chiesa compone e comincia a fissare per iscritto. La chiesa di Roma, in particolare, vivendo una transizione liturgico-linguistica dal greco al latino, fissa definitivamente il primo nucleo dell'eucologia nel cosiddetto canone romano. Successivamente, tra V e VI secolo, a tale nucleo principale cominceranno a legarsi nuovi testi liturgici che confluiranno in piccoli libelli destinati all'organizzazione cultuale. Di questi primi nuclei è testimone il codice 55 della, eh, scusate, 85 della Biblioteca Capitolare di Verona, denominato Sacramentario Leonianum, perché è ritenuto una composizione dello stesso Papa Leone Magno, ma che in realtà è il risultato di addizioni testuali operati sotto i pontificati di Gelasio I e Vigilio, siamo quinto, quindi tra V e VI secolo. L'unico esemplare, appunto, è quello che vedete in questa foto, anche qui un po' sgranata, ma potete trovare le immagini anche in questo caso nel, eh, nel sito della Biblioteca Capitolare di Verona, che recentemente, peraltro, è stato studiato anche da. Susanna Polloni, che è stata mia collega proprio di dottorato. Dal VII secolo le fonti liturgiche crescono a tal punto da dare vita a composizioni omogenee e complete, spesso legate alle chiese locali, dando così l'avvio alla creazione dei primi e veri e propri libri liturgici, liturgici d'uso e dunque dei primi sacramentari. Il più antico testimone... È il cosiddetto sacramentario Gelasianum Vetus. La struttura del sacramentario, già dalla sua prima tipizzazione nel Gelasianum Vetus, prevedeva un ordinario. L'ordinario è la parte, diciamo, che mescola rubriche, quindi indicazioni su come eseguire gli atti cultuali. E delle formule che si ripetono, uh, si ripetono in ogni celebrazione della Messa. Quindi, nell'ordinario, troviamo il formulario da, da utilizzare in ogni celebrazione, quello consueto, e anche le indicazioni su come muoversi, come utilizzare le mani, quindi come gesticolare, come vestirsi. Quindi tutte le indicazioni. Questa parte si chiama ordinario ed è già presente nel primo sacramentario, leggellasenum vetus, seguito dal canone romano, quindi l'avevamo già parlato. Il canone romano è il primo nucleo in cui essenzialmente confluiscono le ipsissima verba di Cristo, quindi le parole della consacrazione del pane e del vino, con il racconto dell'ultima cena, cioè il momento diciamo principale della celebrazione stessa in cui avviene quella che poi. Tommaso d'Aquino, chiamerà transustanzazione del pane e del vino. Queste, sono i, i due, eh, i, costitui, queste due sezioni costituiscono il nucleo centrale di ogni sacramentale. Eh, a questo nucleo vengono aggiunti un proprio del tempo, cioè eh, le, le tre orazioni di cui abbiamo parlato, eh, relative ai periodi, ai tempi liturgici dell'anno, quindi quello di preparazione al Natale, l'Avvento, il Natale, il tempo di preparazione alla Pasqua, la Quaresima, la Pasqua stessa, il tempo di Pentecoste e tutte le settimane successive alla Pentecoste fino all'inizio dell'Avvento dell'anno successivo. Questo si chiama proprio del tempo. Al proprio del tempo seguiva anche un comune del tempo. Cioè le orazioni che, ad esempio, durante le settimane, dopo Pentecoste, si potevano riutilizzare, ecco perché comune. Riutilizzare per ogni lunedì, per ogni martedì, per ogni mercoledì, eccetera. Quindi non di fatto solo la domenica aveva un proprio, per gli altri giorni della settimana vi era un comune, ripetibile ogni settimana. La medesima cosa succede per il ricordo, le memorie, le feste dei Santi. Quindi Abbiamo già nel, nel primo sacramentario, abbiamo un proprio dei Santi, dove confluiscono le orazioni, le tre orazioni per le memorie dei singoli santi, quelli principali ovviamente celebrati in tutta la Chiesa occidentale, riconosciuti in tutta la Chiesa occidentale, soprattutto quelli, quelli menzionati già nel canone romano. Io da buon siciliano vi dico che ad esempio noi abbiamo la fortuna che ben quattro dei, dei santi contenuti nel canone romano già almeno nel V secolo sono siciliani, tra cui Sant'Agata di Catania. Eh, questo è un, un nostro vanto. Ehm, anche in questo caso c'è un comune dei santi perché, ecco, per i santi meno importanti, quelli che non avevano direttamente le orazioni proprie, eh, potevano, diciamo, potevano essere, le, le memorie potevano essere celebrate utilizzando dei formulari applicabili in ogni circostanza. Quindi a, abbiamo nel comune una parte dedicata non so, agli apostoli, una parte dedicata a tutti i santi martiri, una parte alle vergini, ai confessori. Cioè, quindi se il santo non aveva una, delle orazioni proprie per il giorno della festa di quel santo si poteva attingere al comune. Questa è la struttura del sacramentario. Il sacramentario gelasiano ehm, è rappresentato da un unico manoscritto pervenutoci del VII secolo di origine d'Oltralpe, fortunatamente conservatosi integralmente, oggi conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, il Reginense Latino 316, che a buon titolo rappresenta il sacramentario romano del VI-VII secolo. In questo caso l'anno liturgico è dipartito in tre sezioni, cioè avvento natale, quaresima Pasqua e tutto il tempo successivo alla Pasqua, fino diciamo, alla, al mese di novembre in cui notoriamente inizia il periodo d'avvento. Il canone romano è inserito tra le messe domenicali e le messe quotidiane, quindi tra il proprio e il comune del tempo. tempo. Un'altra testimonianza di sacramentario è il cosiddetto sacramentario gregoriano. Ora non vi, non vi voglio così, non vi, non vi costringo a, ad ascoltare. Le varie ripartizioni una per una, vero sintetizzate in un'unica slide. Il sacramentario gregoriano adrianitico, quindi il terzo, il terzo tipo di sacramentario delle origini. Una testimonianza tradita da più manoscritti derivanti da un'unica fonte, attribuita ovviamente a, a Papa Gregorio Magno, ma redatta sicuramente sotto Papa Onorio, quindi nel VII secolo. Il sacramentario gregoriano differisce dai gelasiani per tre aspetti. Il gregoriano non è diviso in, se in sezioni, ma il proprio dei santi e il proprio del tempo eh, sono mescolati, così come il comune del tempo e il comune dei santi lo troviamo mescolati. Quindi eh, sostanzialmente il proprio dei santi è inserito nel proprio de tem del tempo. Eh, dando per scontato che l'Avvento e il Natale eh, ricorrono tra novembre e la prima settimana di gennaio, la Quaresima tra metà gennaio e, e, e la fine di marzo e così via, la Pasqua tra marzo e aprile, la Pentecoste tra maggio e giugno, quindi i santi sono inseriti nelle varie sezioni del proprio del tempo. Il sacramentario Gregor gregoriano è importante proprio per un fatto storicamente noto eh, che mh, ci rimanda alla, alla figura di Papa Adriano I, che è colui che inviò nel Regno Franco, proprio su richiesta esplicita di Carlo Magno, un suo eh, sacramentario gregoriano. Con l'impulso carolingio, alla ricerca di una rinnovazio che coinvolgesse tutti gli ambiti dell'impero, i nuovi manoscritti gregoriani soppianteranno abbastanza velocemente i sacramentari gelasiani. Questa famiglia ha in sé delle ramificazioni così individuate. Il gregoriano adrianitico puro, l'espressione gregoriano adrianitico, non vuol dire che Papa Adriano abbia redatto o rielaborato un nuovo sacramentario ma certamente il pontefice avrà inviato all'imperatore un codice conforme alle novità e alle prassi liturgiche di allora. Un sacramentario, in sostanza, che era in uso nella cappella romana eh, nella seconda metà dell'VIII secolo. Alla domanda se un esemplare di questo sacramentario ci sia pervenuto senza manipolazioni, non vi può essere data una risposta definitiva. Tuttavia è possibile ritrovare un Adrianitico puro nel manoscritto 2292 della Biblioteca Nazionale di Parigi, manoscritto a cui sono particolarmente affezionato. Infatti si tratta di un sacramentario di produzione francese che, secondo l'epigrafe dedicatoria aggiunta successivamente, fu regalata dal vescovo di Arezzo Giovanni al monastero di Nonandola. Quindi un manoscritto che non è aretino, ma è transitato da Arezzo e che probabilmente proprio per un discorso grafico è da ritenere importantissimo per quella tipizzazione della Carolina che possiamo, che possiamo appunto riscontrare nell'area dello scrittorium a retino che si rifà a elementi sicuramente assimilabili a, a quelli d'Oltralp. Il manoscritto parigino presenta fedelmente il testo del Gregoriano Adrianitico abbiamo poi una seconda tipizzazione che è quella che ho definito gregoriano adrianitico con arricchimenti contestuali si tratta del sacramentario arricchito dalla tradizione gallicana sostanzialmente cosa succede una volta aggiunto alla oltrealpe uh, 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 il sacramentario mandato da Papa Adriano viene adattato anche alle necessità locali eh, appunto eh, e quindi ha um, arricchito tes con testi, con prassi, con eh, anche con un santorale che potesse soddisfare le esigenze eh, della, della, corta, della Corte Carolingia o del territorio uh, in cui questo nuovo sacramentario veniva, veniva adottato. Tra i manoscritti che mostrano tali aggiunte, va senza dubbio menzionato un gruppo di codici che possiede un ricco e ben ordinato supplemento, spesso però introdotto da una prefazione. Sono i sacramentari, con il, detto, con il cosiddetto prologo Ucusque. E cioè il manoscritto Ottoboniano 313, manoscritto par parigino del IX secolo, e eh, il manoscritto di Otton, 19 bis, che è quello da cui ho tratto quella bella immagine dei ministri con i, con i libri in mano. Abbiamo però anche in questo caso per questi manoscritti, eh, per questi sacramentari ecco, eh, chiamati adrianitici. Con arricchimenti contestuali, abbiamo degli, delle semplificazioni anche toscane da me rintracciate. Si tratta del manoscritto Edili 121 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, un codice databile su base paleografica tra IX e X secolo. di cui nessuno parla peraltro, quindi è un codice che andrà studiato in maniera, in maniera approfondita. E quello è l'esemplificazione che forse ora vi farò vedere in una delle slide successive. L'altra tipizzazione è quella del gregoriano adrianitico con supplementi non omogenei. Di fatto molti sacramentari tra nono e X secolo non presentano il supplemento che abbiamo visto eh, nel caso precedente, ma adattamenti relativi ad usi o devozioni locali. Sono sacramentari in cui è possibile ritrovare intatta la struttura testuale del gregoriano adrianitico nella sua forma integra e immutata a cui però fa seguito un supplemento con messe domenicali ed altri brani di uso regionale. Infine abbiamo la tipizzazione definita da Ebner Gregoriano Fusto del IX secolo. Perché vi è l'esigenza ancora una volta appena, appena qualche eh, decennio dopo di rivedere l'impianto testuale del sacramentario. Il sacramentario, come penso ormai sia evidente, è un libro d'uso, un libro d'altare. In tal senso doveva necessariamente essere anche un libro pratico, di veloce fruibilità. È una, una caratteristica questa che... Eh, Continua ad avere il Messale. Per chi di voi segue un po' le vicende dei libri, delle edizioni anche più recenti, proprio appena due anni fa la Chiesa Cattolica ha adottato un nuovo Messale. E tra le tante richieste vi era quello di semplificare, di rendere più fruibile il nuovo Messale rispetto a quello degli anni Ottanta. Degli anni e quindi ehm, è chiaro che. Ehm, Abbiamo visto come il testo a mano a mano si andava ampliando con prefazioni, con appendici, con testi ad uso locale. E la, la, la presenza di tutti questi supplementi non doveva essere comodo, non doveva essere una cosa diciamo, comoda per rintrecciare poi velocemente i vari, i vari, le varie parti testuali che andavano lette nelle singole celebrazioni. E allora tale necessità sicuramente ha condotto alla fusione, alla fusione integrale dei vari supplementi all'interno del testo principale del Gregoriano Adrianitico. Per cui, che ne so, vi dicevo che nel Gregoriano Adrianitico con supplementi non omogenei noi troviamo spesso... Delle orazioni per le domeniche, per alcune domeniche dopo Pentecoste, poste tutte insieme alla fine. Allora, quelle orazioni vengono reinserite nel proprio del tempo del gregoriano, del testo principale. Quindi c'è una riorganizzazione testuale sostanzialmente. Per cui, al, diciamo al, già agli inizi del IX secolo, noi ci ritroviamo un impianto testuale riorganizzato e reso omogeneo. Anche in questo caso, però, le diverse decine di sacramentari che oggi ci sono pervenuti dimostrano appunto una sottosuddivisione tra un gruppo di manoscritti che eh, presenta una fusione incompleta, quindi ha um, una riorganizzazione parziale dei testi, altri invece, appunto, con una fusione completa. E passiamo, passiamo a una considerazione invece, che è quello che a cui tenevo maggiormente stasera, una considerazione invece di tipo codicologico. Il passaggio da, dal sacramentario delle origini, libro puro, al messale plenario, quindi alla fusione di di tutte le varie parti, delle, dei vari eh, testi della Messa, in un unico libro che contenesse tutte le parti, non è avvenuta ovviamente eh, in un tempo, in un tempo eh, breve, ma è, è durato per alcuni secoli. Ma soprattutto, come logica ci insegna, ecco, ehm, per diversi... Per diversi decenni, per diversi secoli, eh, si è cercato di riutilizzare alla meglio i sacramentari, adattandoli ovviamente alle, alla, alla, nuova alla nuova tipologia libraria del Messale. Per cui ho cercato, attraverso le esemplificazioni, tutte le testimonianze raccolte, almeno per, la, per il territorio toscano, di sintetizzare questo passaggio attraverso uh, diciamo, um, una transizione testimoniata almeno in cinque tipologie diverse di, eh, di, dal punto di vista codicologico di, di manoscritti, di cui vi parlerò in questa parte finale del mio intervento. La rapidità di diffusione del messale con la conseguente e graduale estinzione dei sacramentari, vi dicevo, si deve essenzialmente alla moltiplicazione delle messe private, nel quale il celebrante concentra in sé le funzioni degli altri ministri. In effetti questa è l'epoca in cui eh, comincia a diffondersi, su istanza degli ordini mendicanti, una prassi liturgica intimistica, dove il solo presbitero o il solo vescovo possono celebrare l'Eucaristia anche senza fedeli. Non a caso sarà questo il periodo che vedrà fiorire una smisurata crescita degli altari cosiddetti laterali delle chiese allo scopo di favorire per l'appunto le celebrazioni individuali. Noi sappiamo dalle, da, dalle cronache, ad esempio dalle cronache conventuali, che già nel XII secolo a Firenze, eh, nei secoli successivi si hanno traccia ad Arezzo, a Pisa. Nelle chiese conventuali si fanno costruire altari laterali, quindi non solo la mensa principale, ma gli altari laterali, dove anche contemporaneamente i frati presbiteri, quindi in un convento considerato mediamente c'erano 10-20 eh, frati, anche contemporaneamente ognuno potesse celebrare la propria messa privata. È chiaro quindi che uno dei motivi sicuramente è che rendevano necessario un libro uh, più uh, funzionale era quello di poter celebrare da soli, senza l'ausilio di altri ministri, eh, la Messa. Nello stesso tempo, con Gregorio VII si pratica una sorta di rilancio romano tramite un fitto programma riformatore che prevedeva una riorganizzazione liturgica della Chiesa, ritornando ai padri antichi e abolendo riti nazionali per una uniformità liturgica. Il nuovo Ordo Romanus viene facilmente imposto apportando ai manoscritti liturgici quei cambiamenti necessari che trasformeranno il Pontificale Romano del XII secolo nel Pontificale della Curia del secolo XIII e i sacramentari arricchiti del IX-XI nei messali plenari della Curia Romana. Questo rilancio, partito dall'impulso di Gregorio VII, trova il suggello definitivo nell'opera riformatrice ed affermatrice di Innocenzo III e della sua liturgia detta Secundum Usum Romane Curie. La Cronica di Fra Salimbene afferma eh, come, dopo il solenne concilio celebrato da Innocenzo nel 1215, il Pontefice si occupò di correggere e riordinare la liturgia. Dice Salimbene. Innocenzo III e i suoi successori danno un'importanza nuova alla liturgia della Cappella Papale, divenuta indipendente da quella della Basilica del Laterano. I principali libri della liturgia papale sono l'ordinario, che regola insieme l'ufficio e la messa, e il pontificale della Curia Romana, stabilito sotto Innocenzo III e rivisto sotto Gregorio IX e Innocenzo IV. Onorio III completerà l'opera di Innocenzo III e promulgherà nel 1225 una nuova edizione del breviario e del messale della curia. Di certo un contributo decisivo di tale riforma fu quello del nuovo ordine mendicante dei frati minori, che per questioni di praticità liturgica ed organizzativa fece propria la riforma di innocenza soprattutto per mano del quarto ministro generale dell'ordine l'inglese Aimon di Faversham, che tra il 1243 e il 1244 editerà il nuovo Messale dell'Ordine. La rapida diffusione del Francescanesimo provocò così una veloce e compatta diffusione della liturgia fratrum minorum secundum consuetudine romane curie, accettato ovunque per la sua autorità e per la sua praticità. Come sottolinea... Ormai eh, la critica liturgica, il merito da Imone è sop soprattutto redazionale: una nuova disposizione, un nuovo stile delle rubriche, migliore concordanza tra missale e calendario, maggiore pra pratica e managevolezza dei primi libri liturgici francescani che, d'altra parte, avevano come fondo la liturgia della stessa curia romana. Sostenuto dall'approvazione di Innocenzo IV, egli con la sua attività riformatrice diede quei libri liturgici che sono il graduale, il messale, l'antifonario, il rituale e il breviario, che insieme formano la liturgia secundum consuetudinem romane curie. Il nuovo messale plenario era organizzato interamente secondo una precisa suddivisione, un proprio del tempo e un proprio dei santi, ed un comune per entrambi i casi. In verità non è possibile parlare di messale plenario prima del X secolo, e di certo l'esempio più antico è costituito da un messale oggi conservato presso la Biblioteca Ambrosiana, datato su base paleografica tra le fine del IX e l'inizio del X secolo. Il messale, come detto, vedrà una reale diffusione tra XI e XII secolo. Ma accanto a questo rimasero in uso per lungo tempo dei sacramentari puri. Infatti, le note marginali trecentesche che spesso corredono tali manoscritti sono la prova che essi ancora per due o tre secoli venivano usati all'altare. Fra undicesimo XI e dodicesimo secolo venivano dunque prodotti ancora sacramentari, soprattutto in area romana o di forte influenza pappale, fenomeno che andava scemando già nel dodicesimo secolo per sparire del tutto nel tredicesimo, quando, come detto, sotto la spinta del francescanesimo il Messale Plenum diventa il definitivo libro da messa. Tra il sacramentario pure e il messale plenario vi è dunque una lenta transizione, un'unica transizione che però si è manifestata in modi diversissimi e che vale la pena di essere analizzata negli aspetti codicologici. Ecco perché io vi presento questa possibile eh, suddivisione. Quindi, nella lenta transizione dal libro del sacramentario al libro messale plenario, da, tra il libro puro sacramentario al libro plenario messale io ho diciamo, evidenziato in linea di massima degli adattamenti alcuni legati proprio agli aspetti codicologici che ho chiamato appunto sacramentari di transizione Transizione per composizione organizzata. Eh, è il caso questo, ad esempio, del manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, il Vaticano Latino 4771, in parte toscano, in alcune parti toscano sicuramente. Come vedete, vi ho raccolto sei delle undici sezioni di questo manoscritto, eh, è evidente che si tratta di un composito organizzato, cioè di un manoscritto che è cucito come è, è un unico libro, ma che in realtà al suo interno ha sezioni codicologicamente diverse fra loro, nelle dimensioni, nella scrittura, nella mise en page, nella mise en text e ovviamente nell'aspetto anche stretto del testo, per cui Ora, spero che vi fidiate di me. Ecco, ad esempio, a destra trovate il Teigitur, quindi la parte eh, principale che abbiamo chiamato del canon Miss, vedete, con una scrittura dal modulo molto grande. Tra l'altro, cronologicamente come scrittura mi sembra anche quella più tarda, tra tutte le semplificazioni. Viene aggiunto all'inizio, viene cucito un calendario un po' più oblungo. Rispetto alle altre sezioni che tendono al quadrato, sicuramente non perché in origini fossero quadrati, ma perché hanno subito delle evidenti rifilature. E abbiamo qui l'insieme dei prefazzi con questo, bellissimo, con questo uh, bellissimo veredignum, che è il nesso VD, che diventa a un certo punto una sorta di semplice rimando. Per segnalare la presenza del testo di un prefazzo, quindi tutto l'insieme dei prefazzi costituisce un'altra sezione. Quest'altra parte, ad esempio, è un evangeliario, scusate, un evangelistario. Vedete, abbiamo qui in rubrica, ad esempio, le indicazioni in illo tempore, in illo tempore, con le indicazioni anche cronologiche, quindi iniziano le singole pericolose, peric Pericopi evangelici, quindi abbiamo un calendario, un evangelistario, il lordo misse, un lezionario, varie parti, vari libri, il graduale alla fine, che vengono appunto cuciti tutti insieme per realizzare alla fine un messale plenario. Riadattare i singoli libri riadattarli come praticità in un'unica rilegatura che possa in qualche modo sostituire appunto le nuove esigenze tipiche del messale plenario. Quindi prima, prima formula, quella del sacramentario di transizione per composizione organizzata. Poi abbiamo eh, un'altra tipologia che invece è legata più che altro all'adattamento testuale per cui parlo di fusione di testi, perché in questo caso il manoscritto è manoscritto aretino, il Vaticano Latino 4772, scritto sicuramente per ragioni testuali incontrovertibili, scritto ad Arezzo, appunto all'inizio dell'undicesimo secolo, abbiamo le tre orazioni del sacramentario presenti. Vedete, qui in questo caso abbiamo la ripetizione di Orazio, 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 ma qui trovate anche Secreta, ad Complendum. E se eh, vi sforzate un po', almeno nell'immaginazione, ecco, abbiamo l'inserimento con una scrittura dal modulo più piccolo dell'incipit dei canti iniziali, d'offertorie e di comunione. Quindi abbiamo già nell'undicesimo secolo ad Arezzo il tentativo di... di fondere in un unico testo perlomeno i richiami ai canti della Messa, insieme alle orazioni tipiche del sacramentario. quindi è Un sacramentario di transizione che viene arricchito dal, dagli incipit dei canti del graduale, del chiriale e del sequenziario. Altro esempio a Retino è un frammento uh, conservato all'Archivio di Stato, eh, fondo Frammenti di Codici 3.4, dove invece abbiamo un arricchimento recensore. Ora, la scrittura delle note a margine, vedete, non è distante eh, di tanto dalla scrittura eh, del testo principale, ma non sono note a corredo del testo, né sono commenti. Ma sono proprio, in questo caso eh, eh, si tratta dell'aggiunta al, al testo del sacramentario. Vedete, ritornano sempre l'orazione iniziale, la secreta, la post comunio. Mm? Le tre orazioni vengono, um, vengono arricchite dai testi, in questo caso completi, dei canti dei tre momenti, iniziale, offertoriale e comunionale. In questo caso, quindi, una mano successivamente è aggiunta a margine. Allora, spesso potete trovarvi sacramentari che non hanno più margini, margini laterali, sono stati riempiti dall'aggiunta dei testi, appunto, um, del graduale, piuttosto che del lezionario, dell'Evangelistale. Quindi, sacramentari di transizione per arricchimento recensione. Casi intermedi. In questo caso, un altro manoscritto di area toscana, il Vaticano Latino 680, in cui vedete: noi ci troviamo le tre orazioni principali, la colletta, la secreta e l'ad comunio, ma già fuse nel testo con. I, i, le pericopi evangeliche in Illo Tempore, vedete? Quindi abbiamo anche i brani del Vangelo del giorno insieme alle orazioni del sacramentario. Quindi è un evangelistario fuso a un sacramentario nella, già al, uh, nel, nel momento stesso del suo allestimento, a cui successivamente sono stati aggiunti i canti lungo i margini. Quindi... Arricchimento misto perché abbiamo una fusione iniziale e un arricchimento successivo attraverso le note laterali. Ecco qui mi è saltata la foto, mi sa, ultima tipologia che volevo mostrarvi, ma io vedo solo dei puntini, però non so per quale motivo. Anche okay di... noi, Gianluca. Eh, vedo solo due puntini. Aspettate un attimo. allora sacramentari di transizione per arricchimento e composizione organizzata e quindi comunque dovreste arrivarci. Eh, quindi un sacramentario eh, arricchito nei testi sia eh, per fusione immediata sia per l'applicazione di note a margine che poi viene cucito con altre sezioni di altri manoscritti in un composito organizzato sostanzialmente. Io avrei. Ah, no, no, prima di. Ecco. Questo era lo schema che vi avevo. Lo... No, lo schema che vi avevo appunto eh, preparato per... nella slide. Per riassumere. Quindi abbiamo sacramentari di transizione per composizione organizzata, quindi un discorso esclusivamente codicologico che lega insieme eh, diversi, diversi libri in maniera tale da renderli utili come messali plenari. Poi abbiamo invece sacramentari con arricchimenti testuali per fusione, arricchimenti recensiori o arricchimenti misti, parziali o integrali, che in qualche modo vogliono emulare la nuova tipologia libraria del messale plenario e quindi poter essere utilizzati, come vi dicevo poco fa, almeno per due o tre secoli ancora. E, e questo è un dato evidente per il fatto che eh, quasi sempre si trovano diverse annotazioni sui sacramentari, anche annotazioni di XIII secolo, a testimonianza del fatto che eh, almeno fino a quel periodo i sacramentari continuavano ad essere utilizzati all'altare. Che tipo di annotazioni potreste trovare? Se un, sacra un sacramentario di transizione come quelli che abbiamo visto a un certo punto ha uh, aggiunta a margine di una messa... Ehm, di un santo francescano domenicano, è chiaro che l'aggiunta è databile al momento successivo della canonizzazione del santo stesso, quindi è la testimonianza che se si celebra, non so, la, la, la prima che mi viene, la, la, la festività di San Francesco d'Assisi e la ritroviamo come, come messa, come eh, testi della messa, la ritroviamo eh, su un sacramentario del IX secolo, vuol dire che almeno fino al 1200... Fino al 1228, eh, quel sacramentario è stato utilizzato sicuramente perché si è sentita l'esigenza di trascrivere la messa propria di San Francesco d'Assisi. E di questa casistica, ragazzi, ce n'è veramente eh, esemplificazioni, se ne potrebbero fare tantissime, tantissimi. Io avrei completato, non voglio assellarvi più di tanto, e volevo indicarvi i due riferimenti bibliografici eh, di questa nostra chiacchierata. Uno è eh, questo breve saggio che appunto ho inserito nella, nel volume dei frammenti di Arezzo, oh, nel terzo volume dei frammenti di Arezzo, che sarebbe questo volumetto qui che trovate anche a un prezzo abbastanza modico nella, nella libreria del CISAM ed è del 2020 e soprattutto il, lo studio di Ebner sul suo iter italicum dove appunto studia il sacramentari e i massaggi italiani e quindi è stato poi alla fine lo studio dell'Ebner che eh, mi ha dato l'idea di sviluppare eh, questo tipo di ricerca nei miei tre anni di dottorato e che poi mi hanno aiutato a, effettivamente a, a, ad arrivare a queste, a queste conclusioni. Spero di non essere stato confusionario. Eh, Assolutamente no. E, e, aver re, e aver reso almeno l'idea di quello che ho fatto. <ride> Sì, sì, lei resa benissimo, noi ti ringraziamo per questa lezione. Intanto che io ho trovato pregevolissima proprio dal punto di vista didattico, ma si vede che insegni, ce l'hai nel sangue e lo fai ogni giorno. E specie in quella parte in cui hai ricordato la struttura dei libri liturgici che quindi invito. A rivedere, perché abbiamo la registrazione quindi gli studenti intanto del mio corso e poi tutti gli interessati vadano a rivedersi quella parte lì, e interessantissima ovviamente anche la parte che ti stava più a cuore, quella in cui analizzi questa transizione da una tipologia di codice all'altro e la sopravvivenza nei secoli ancora del sacramentale.